Puntuali come sempre alle ore 21, bentornati all'appuntamento del lunedì con Replay dallo studio centrale di TV6. Buonasera a voi che ci seguite da casa in questa puntata di Replay. Ovviamente il discorso sarà relativo al Pescara con il nuovo ciclo iniziato a Frosinone con l'allenatore Gianluca Grassadonia. Dopo i risultati dell'ultimo turno, il Pescara è a 5 punti dai playout, a 8 punti dalla salvezza diretta. Impresa impossibile? Punto interrogativo al quale cercheremo di dare delle spiegazioni e delle analisi in prospettiva. La giornata di oggi però è stata una giornata felice per il calcio Made in Abruzzo, in quanto Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della FIGC per il prossimo quadriennio. Gravina con il 73% dei voti ha battuto Cosimo Sibilia, che si è fermato al 26% delle preferenze. Quindi complimenti al nostro corregionale che andiamo subito a sentire a caldo. Grazie per la vostra dedizione, per la vostra pazienza, per la vostra disponibilità a condividere ancora un percorso molto importante. Adesso ci siamo, il secondo tempo della nostra partita sta per iniziare e io vi ringrazio di questa vostra partecipazione a questa importante assemblea in una situazione certamente difficile. Vi ringrazio per la fiducia, vi ringrazio per l'affetto con cui avete accolto la continuità di un'azione di governo a cui ho partecipato con impegno, assoluta dedizione e tanta passione. Il nostro movimento, tra gli altri, ha sofferto sul piano umano e sociale, prima che economico, il vero impatto della pandemia. Un movimento che, come altri comparti del nostro paese, ha donne, uomini, giovani e famiglie duramente colpiti, ma pronti e determinati a ripartire. Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo. Questo è il mio primo ed unico pensiero. Ma noi siamo il calcio, siamo quelli che tirano fuori il meglio di sé nei momenti duri e complicati, quelli che sanno di rappresentare la passione di milioni di italiani, che sentono la responsabilità di milioni di giovani a cui dobbiamo consegnare un calcio sempre migliore, sempre più solido, sempre più sostenibile e sempre più bello. Bene, adesso è tempo di allacciare gli scarpini e di iniziare a giocare. Sento già il fischio dell'arbitro. Grazie ancora, grazie. E questa era la sintesi delle dichiarazioni a caldo del presidente Gabriele Gravina che, ripeto, con 369 voti ha avuto la meglio su Cosimo Sibilia che ha avuto 132 preferenze. Complimenti dunque a Gabriele Gravina. Andiamo a presentare i primi ospiti di questa serata. Saluto subito i colleghi che sono collegati con noi. Antonio De Leonardis, buonasera Totò, ben rivisto. Al suo Ciao, buonasera a tutti. Salve fianco Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. a tutti. In basso abbiamo Paolo Renzetti. Buonasera Paolo. Buonasera Enrico, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito e un saluto Grazie a te. particolare va questa sera al nostro amico di Replay Riccardo Clinco che è in infermeria, quindi uscirà al più presto e tornerà tra qualche settimana con noi. Ovviamente gli mandiamo un forte abbraccio a Riccardo Clinco da parte di tutto lo staff di TV6, da parte di tutti gli amici e tifosi che lo hanno apprezzato in queste settimane. Saluto Maurizio Daguin regia e saluto soprattutto Andrea Costantini qui in studio. Buonasera Andrea, questa sera c'è Buonasera. un posticipo importante in Serie A, no? Sei ovviamente anche ansioso per questo posticipo. Ansioso, fra Sì, questa virgolette. sera non c'è la Serie B perché il turno si è completamente esaurito, c'è però la Serie A che vede in campo Juventus e Crotone nel posticipo di questa giornata all'Allianz Stadium, 0-0 il parziale al 20° del primo tempo, si gioca anche in Serie C, Carpi e Cesena sono sullo 0-0 nel posticipo del Girone B, l'altro posticipo è finito 0-0 tra Ravenna e Feralpi. Girone B, ripetiamo, di Serie C a te.
Allora, Frosinone, diciamo in apertura, è iniziato il ciclo di Grassadonia, il Pescara è uscito indenne dallo stirpe, 0-0 il risultato finale, partita povera di emozioni, era la prima apparizione di Grassadonia in panchina, la classifica resta ovviamente deficitaria, si è abbandonato l'ultimo posto per la sconfitta dell'Entella, ma come dicevamo prima sono 5 le lunghezze dalla zona play-out e 8 punti dalla salvezza diretta. Questa partita ha lasciato tanti commenti, tra poco risentiremo qualche frase del DS Bocchetti che ha toccato dei tasti importanti. Intanto vi chiedo subito, per rompere il ghiaccio, come analizzate questa prima di Grassadonia? Vorrei sentire subito Totò De Leonardis. No comment, come vogliamo dire? Niente, è stato ovviamente è stato un pareggio, come hai detto tu, facendo i conti della classifica. Pescara, alla vigilia di questa partita, era a meno 7 dalla salvezza, adesso è a meno 8, quasi meno 9 dopo il pareggio, nel senso che a 26 ci sono squadre con le quali è in svantaggio. Per cui è stato un pareggio, come hai giustamente detto, senza grossi acuti, è stata una partita... voglio dire, la partita è giocata comunque al limite di quelle che sono le possibilità in questo momento, però il problema vero è questo, il problema è che non basta perché a 14 giornate dalla fine il Pescara più o meno si trova come era messo il Trapani l'anno scorso, che questi tempi aveva 17 punti e addirittura fece l'impresa nei 14 partite facendo 27 punti e non riuscì a salvarsi. Ecco, Pescara deve cambiare marcia, non può bastare quello che abbiamo visto prima e anche nell'ultima partita. Quindi questa settimana serve per capire se si riesce a cambiare marcia. Ovviamente Grassadonia ha a disposizione la prima vera settimana, sì, per lavorare. Certo, la prima cosa da fare è che è lui che deve capire come deve giocare questa squadra per fare di più, perché l'ultima partita Pescara è riuscito a fare 2 tiri in porta, pur avendo dato prova comunque di compattezza, l'unica occasione sullo scivolone dell'avversario. Cioè deve essere una squadra, deve veramente giocare in maniera diversa, avere maggiore aggressività, maggiori soluzioni offensive. Questa sicuramente come sta giocando adesso non è in grado di fare molto, non a caso è la squadra che ha segnato di meno in campionato, appena 18 gol, insomma, e deve veramente cambiare, se ha la forza di cambiare, ma è su questo che deve puntare l'allenatore, sicuramente su questo, a mio avviso, lasciatemelo dire, non è che servono i soldati, come ha detto l'allenatore, servono giocatori di calcio con delle idee, con la capacità di uscire fuori, di provare a uscire fuori, perché poi sappiamo benissimo che è una cosa difficile, però quello che sta facendo il Pescara adesso e quello che ha fatto fino adesso è poco per provare a salvare, è assolutamente inutile, deve cambiare soprattutto non si tratta tanto di assetto tattico, perché poi questa palla del 3-5-2 che è diventato il mantra di tutti i campionati e le interpretazioni come vanno in campo i giocatori, l'atteggiamento, la capacità, certo. L'atteggiamento sicuramente è anche un modo, cioè bisogna trovare anche un po' di freschezza, capacità anche in difesa, cioè la squadra che riesca anche a rischiare più di quello che gli consente quello che sono le sue forze, perché credo che sia l'unica strada, non ce ne sono altre. Allora, Andrea, intanto oggi ci sono state delle novità, soprattutto dei rientri di qualche elemento dall'infermeria, giusto? Sì, le buone notizie portano il nome di Lejan Memusché e Nicolò Giannetti, peraltro ci sono anche delle foto realizzate dall'ufficio stampa della Pescara Calcio che possiamo vedere relative all'allenamento di oggi. Eccolo qui, Lejan Memusché, dopo oltre 20 giorni tornato a disposizione, vicino a lui c'è Tavanelli, vediamo anche le prossime foto, c'è rientro di Nicolò Giannetti che si è fatto male proprio nella prima settimana di allenamento, era appena arrivato dalla Salernitana, un problema muscolare. C'era anche Seter, elongazione. Sì, e nella prossima foto vediamo Seter che è stato tenuto a casa per la partita di Frosinone, è tornato a lavorare in gruppo
questo pomeriggio non c'era in gruppo Sorensen, che al pari di Rigoni ha svolto lavoro differenziato. Aggiungiamo che anche Memusciai ha svolto un lavoro in parte col gruppo e in parte ovviamente differenziato. Quindi Francesco, al Pescara che mancano soprattutto gli uomini gol, i recuperi di Giannetti e di Seter, che dovrebbero giocare contro il Lecce sabato alle ore 14, significa che potremmo vedere qualcosa di diverso, soprattutto in fase offensiva? Beh, certamente, perché abbiamo visto che il ragazzino che ha giocato e ha mancato quel gol clamoroso non è che ti possa dare più di tanto. Certo, se ci aspettiamo che Giannetti e Seter brillino nella condizione atletica, mi sembra un po' assurdo e non giusto nei confronti dei giocatori. Diciamo che con una settimana adesso di allenamento, speriamo che non arrivino le solite notizie disastrose dopo ogni allenamento, come è stato dall'inizio dell'anno, magari 45 minuti uno e 45 minuti l'altro, sulla cosiddetta ipotesi di quello che possono dare questi giocatori, ci sono delle buone garanzie, credo, sia da parte di Giannetti che di Seter. Per cambiare registro servono gli attaccanti, serve l'atteggiamento sì della squadra, ma servono giocatori che una volta in avanti, che entrano in possesso di palla, sanno cosa farci. Pescara adesso è condannato, tra virgolette, a dover vincere ancora. Diciamo che il punto conquistato nell'ultimo turno è il punto della speranza e della ripartenza. Però dopo per adesso sei ripartito, adesso bisogna cominciare a correre. Allora Paolo, prima di sentirti vorrei riproporre un piccolo brano della tua intervista con il DS Antonio Bocchetti, che è tornato a parlare a Frosinone, quindi Bocchetti tocca dei tasti importanti, poi li commenteremo partendo da te. Ecco la tua intervista con Bocchetti, che sottolinea sia qualche motivo di rottura con la squadra o di responsabilità maggiore, anche se lui stesso dice la colpa è soprattutto nostra intesa come società. Ascoltiamolo. Quali sono, secondo il direttore del Pescara, le responsabilità della società? Perché oggi sulla panchina del Pescara c'era il terzo allenatore della stagione? Tutte. La colpa è solo nostra, che non abbiamo messo in condizioni gli allenatori di fare bene. Però vi assicurate che adesso il responsabile ha un nome e cognome, quindi i giocatori non hanno responsabilità, quindi forse è meglio che in questo momento qua sono un po' più liberi e quindi possono esprimere il loro valore, perché questa è una rosa di tutto livello. La scelta di Grassadonia e la scelta di Bocchetti? La scelta comunque è dettata da, secondo me, un allenatore bravo, un allenatore che può fare qualcosa di importante, ha delle idee chiare, lo conosco, come conoscevo l'anno scorso Sottil, conosco Grassadonia, avevamo bisogno di un allenatore che venisse subito con un entusiasmo giusto. Lui ha accettato subito questa avventura, sappiamo che è un'avventura difficile, però noi crediamo soprattutto nella rosa che abbiamo. Allora, questa era l'intervista con Bocchetti. Paolo, tu che chiave di lettura dai a queste sue dichiarazioni quando Bocchetti ci dice ora i giocatori possono sentirsi liberi perché le responsabilità hanno nomi e cognomi e la scelta di Grassadonia è dettata dal fatto che lui lo conosce, così come conosceva Sottil. Cosa ti ha colpito di più? Ma diciamo che Bocchetti non è andato molto attorno al problema, è stato abbastanza chiaro anche nella sua sinteticità, ha detto che le responsabilità sono della società, perché è chiaro che quando si cambiano tre allenatori in una stagione evidentemente c'è un fallimento di un progetto, perché si parte con un allenatore e poi ne arriva un secondo e poi diciamo alla fine quasi del girone d'andata, all'inizio del girone di ritorno arriva un terzo tecnico, è chiaro che è la palese ammissione di un fallimento tecnico, è chiaro che le responsabilità in questo caso sono della società e Bocchetti ovviamente lo ha detto in maniera molto chiara. Io invece sarei meno d'accordo sul fatto
di quello che diceva Bocchetti sulla squadra, perché io credo che a proposito di responsabilità ci siano delle responsabilità anche di questa squadra, perché noi ci affanniamo settimanalmente a dire che questa squadra, questo organico non è un organico da ultimo posto, da penultimo posto, non è un organico da zona retrocessione, però passano le settimane e i miglioramenti né sul piano del gioco né sul piano dei risultati si vedono. A Frosinone è arrivato un pareggio buono perché è servito a muovere appena la classifica, a lasciare l'ultimo posto, però credo che la prestazione della squadra non sia stata esaltante. Un tiro e mezzo in porta in 90 minuti al cospetto di un Frosinone che era in palese serata negativa, quindi voglio dire, da questo punto di vista bisogna, lo dicevamo, lo hanno detto Antonio, Francesco, lo stiamo ripetendo da settimane, bisogna cambiare marcia, ma a furia di dirlo qui continuano a passare le settimane e la situazione non cambia. Il punto di Frosinone è un punto buono solo se dalle prossime partite arriveranno delle vittorie. Bisognerà vincere con Lecce, bisognerà cercare di andare a fare il risultato con il Cittadella, bisognerà cercare di battere la Spal, bisognerà cercare di far bene con il Pordenone, perché altrimenti, certo, voglio dire, basta Lecce. I numeri sono talmente impietosi in questo momento che se non si cambia marcia, ma si cambia marcia in maniera decisa, voglio dire, le chiacchiere restano a zero. Poi un'altra considerazione: prima si parlava di alcuni giocatori arrivati nel mercato di gennaio. In questo momento al Pescara stanno mancando proprio i giocatori. Dopo ne parleremo, Paolo. Dopo ne parleremo di questo argomento, perché vorrei restare alle dichiarazioni di Bocchetti. Intanto sento che ci stiamo per collegare con qualche altro ospite, non so se la regia mi dà l'ok. Sì, è collegato con noi, deve ancora posizionare bene però il suo dispositivo, e lo invito proprio in diretta a mettersi in orizzontale, così il nostro ospite, eccolo qui, adesso credo sia pronto, vediamo un attimo, ancora no, vabbè, tra poco lo vedremo meglio. Dicevo, con Totò De Leonardis, quanto ti hanno colpito queste dichiarazioni di Bocchetti, che parla e dice i giocatori adesso devono sentirsi liberi, quindi andare in campo con un'altra testa, probabilmente senza meno pressione, come l'hai lette? L'ho letto come, non so, una abbastanza, non è che mi abbia convinto troppo, nel senso che sento un ritorno, non so di che cosa. Sì, beh, vabbè, forse sarà l'ospite che sta entrando, però noi ti ascoltiamo bene. Ah, ecco, va bene. No, dicevo, sono chiacchiere dire adesso i giocatori si devono sentire tranquilli e sicuri. No, non è così. Tanto è vero che poi l'allenatore dice che devono essere dei soldati addirittura. Se siamo, sì, dopo lo sentiremo. Problema, sì, appunto, voglio dire, ma il problema non è quello. Il problema veramente in questo momento è dare un'identità a questa squadra per questo mini campionato. Perché c'è poco da girarci intorno. Così come abbiamo visto finora, è una squadra che non può sperare nulla, per cui l'idea è che possa riuscire a cambiare, ma te devi inventare, non è che servono i soldati per fare l'esercito della salvezza, servono giocatori per fare una squadra di calcio, ci vogliono idee e anche rischiare. Cioè questo credo che sia il compito del, non è tanto quello di far stare tranquilli i giocatori, ma di responsabilizzarli e fare delle scelte tali che questa squadra possa comunque provarci, perché così com'è e non ci prova nemmeno, perché se facciamo partite come quella che abbiamo fatto l'ultimo o anche quella precedente a Empoli, cioè partite fatte per limitare i danni, non ha senso. Voi non avete visto qualcosa di diverso tra Empoli e Frosinone? Forse a Empoli la squadra era molto più bassa, non ci ha provato nemmeno, sì, a superare la metà campo.
era più bassa, forse aveva un po' più di qualità rispetto a quello che abbiamo visto. Enrico, sono stati, guarda, visto le statistiche, Pescara ha fatto due tiri in porta, uno nello specchio e uno no. E questo, sinceramente, tra la partita l'abbiamo vista, sì, tutti. È stata, non è una anche, cosa... anche il Frosinone non ha fatto nulla. Sì, esattamente, ma questo non ci può consolare. No, dico, è stata proprio una partita povera di emozioni. No, per quello dico che veramente l'allenatore, il compito dell'allenatore in questo momento è quello veramente di cercare di trovare un modo per presentare una squadra che sia comunque più aggressiva, più capace di avere maggiore incisività in avanti, di ripartire, perché in questo modo, tra l'altro, la squadra con questa difesa, con questo famoso 3-5-2, che è poi è una difesa 5, con tre centrali abbastanza stagionati, che ovviamente non ti mettono in condizione di avere in campo una squadra corta, come, che ti do, ti faccio l'esempio dell'Inter, che è il massimo, no? Sono tre centrali che stanno praticamente, fanno la partita loro da dietro. Ma questo non è possibile col Pescara, e l'abbiamo visto. Quindi trovare a inventarsi una squadra che sia più spregiudicata, che abbia la capacità, perché alla fine è vero che manca l'attaccante, però solo se l'attaccante riesce a fare un tiro in porta non è nemmeno colpa sua, insomma, è questo che voglio dire. Deve trovare delle soluzioni offensive tali che trasformino questa squadra, non ci sono altre strade, secondo sì. me. Allora, Paolo, invece tu cosa volevi sottolineare in precedenza? Tu stai dritto. Beh, diciamo che è stato abbastanza franco, è stato abbastanza esplicito Bocchetti, quindi io credo che adesso la palla più che mai passi alla società, perché ovviamente non credo che si potrà cambiare un altro allenatore. Da qui in avanti questa squadra dovrà giocare con questo allenatore e dovrà essere in grado di scrivere quella svolta al campionato che fino ad oggi non c'è stata. Adesso i giocatori veramente devono prendersi le loro responsabilità, c'è gradualmente il recupero un po' di giocatori che erano mancati nelle scorse settimane, potremo finalmente vedere Giannetti, tornerà a pieno regime Seter, ritorna Memushai, insomma, diceva Antonio giustamente, bisogna rischiare, rischiando anche di perdere una partita, però bisogna cercare di vincerla, rischiare per vincere le partite, perché altrimenti imprimere una svolta a questo campionato è davvero complicato. Io prima avevo accennato il discorso anche del mercato di gennaio, nel senso che adesso il mercato è chiuso, non c'è più la possibilità, almeno degli svincolati, di prendere altri calciatori, anche perché in questo organico ce ne sono già 32-33, quindi l'organico è questo, la squadra è questa, c'è un nuovo allenatore, adesso bisogna provare a vincere le partite. Va bene. Allora, accogliamo intanto il primo ospite di questa serata, si tratta del direttore sportivo Ferdinando Ruffini. Buonasera Ruffini, grazie per aver accettato il nostro invito, la vediamo, anche se l'inquadratura non è ottimale, però siamo collegati. Buonasera Nando, come stai innanzitutto? Non l'ascoltiamo però, non c'è audio? Non ascoltiamo Ruffini, abbiamo dei problemi su questo collegamento stasera. C'è l'audio? Vediamo un attimo. Mi avete detto che era tutto a posto, invece non è a posto. Ruffini. Mi senti? Mi senti? Eccolo. Adesso sì, eccoci. È nato, Enrico, è nato. Questa tecnologia, Nando, Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, grazie. Allora, ti coinvolgiamo subito, tu che hai conosciuto un po' la storia di questa società, tu eri già, ricordiamolo per chi ha dimenticato, hai lavorato prima con il Pescara di Scibile e Oliveri, poi hai lavorato con il Pescara di De Cecco e Sebastiani, ora sai bene che ci sono delle grandi problematiche intorno a questa squadra, per il secondo anno consecutivo, classifica che preoccupa molto. Mentre non eri collegato abbiamo fatto sentire delle dichiarazioni del direttore sportivo Bocchetti, ti riassumo un po' quello che ha detto: la colpa è nostra, abbiamo il terzo allenatore, i giocatori non devono sentire più la responsabilità di andare in campo con la testa libera. Dichiarazioni che come vengono lette da te, che hai vissuto tanti anni nel calcio, anzi li stai vivendo ancora? Ma secondo me non è un fatto di responsabilità, è un fatto di soluzioni
che secondo me bisogna cercare di trovare nel minor tempo possibile, perché la Serie B è un campionato molto difficile, molto imprevedibile, e il Pescara sappiamo tutti che è in una situazione molto complicata, anche se io continuo a ritenere che ci sono tutte le condizioni per tirarsi fuori da questa situazione. Però, perché hai questa fiducia? Ho questa fiducia perché conoscendo questo campionato, perché oltre a viverlo da dirigente l'ho vissuto per 9 anni, credo che se il Pescara, dico se il Pescara ha la possibilità di fare 2 risultati utili consecutivi, secondo me ci sono tutte le premesse per cambiare direzione, perché poi aumenta l'autostima, il calciatore rischia il passaggio più complicato, c'è più sostegno, ci si allena meglio e ci sono tutte le condizioni per ripartire. E quindi io ritengo che le prossime 3 o 4 partite saranno decisive, saranno quasi decisive, perché facendo in 4 partite, facendo 5-6, almeno 5-6 punti, anche se si arriva a una distanza di 2-3 punti, 4 punti dalla quintultima, dalla sestultima, secondo me ci sono le condizioni per salvarsi. Però ripeto, le prossime 4 partite saranno determinanti. Quindi tu dici a 14 giornate dalla fine, ovviamente c'è ancora il tempo, gioca un po' a tuo favore, però devi aprirla un po' questa strada, devi fare in modo di non uscire fuori strada, ma di avere un percorso lineare condito da punti. Però assolutamente, e poi c'è da considerare un aspetto, che il cambio di allenatore quando avviene ci si augura che porta benefici, perché se non dovesse succedere questo diventa tutto più complicato. Poi non dimentichiamoci che volente o nolente i risultati sono quelli che determinano gli umori di una società, di una squadra, di un allenatore. Immagina allenare 28-30 giocatori, quindi ci sarà anche all'interno una corretta e leale situazione per guadagnarsi il posto. Quindi ovviamente i risultati aiutano, se non ci sono risultati diventa anche la quotidianità, diventa tutto più complicato. Senti, tu avrai seguito ovviamente le vicende su quella panchina, si è iniziato con Oddo, poi Breda, adesso Grassadonia. Quest'ultimo profilo pensi che sia quello adatto per uscire da questa situazione? Guarda, Bocchetti quando mi chiamava per chiedermi informazioni sul nostro settore giovanile mi ha sempre parlato molto bene di questo di Grassadonia, che io onestamente non conosco, e secondo me è ancora presto per giudicarlo, anche se ho l'impressione che, vedendo la partita di Frosinone, ho l'impressione che quantomeno un tentativo di circolazione maggiore di palla, un tentativo di iniziare l'azione dal basso, un tentativo di possesso di palla, sono tutte situazioni che non possono che essere considerate positive. Però al di là di questo, a 14 domeniche dalla fine, se non sbaglio, in una situazione di questo genere non ci si può fermare a valutare i discreti miglioramenti o alcuni miglioramenti, perché bisogna fare a tutti i costi i risultati. È vero che l'Entella ha perso, è vero che l'Ascoli ha perso, o il Cosenza ha perso a Lecce, ma è altrettanto vero che la Reggiana ha surclassato il Cittadella, e io l'ho vista la partita, è altrettanto vero che la Regina ha vinto in casa col Pordenone, e quindi diciamo che le squadre viaggiano e fanno punti. Quindi la difficoltà appunto è che, al di là del tentativo giusto e corretto di dare un'impronta tecnica alla squadra, la difficoltà è fare il Pescara nelle condizioni di dover fare a tutti i costi il risultato, anche a dispetto in questo momento del bel calcio. Senti Nando, molte volte le società si affidano a tecnici che speculano un po' sul risultato per portare a casa punti, qualcun altro, ecco forse è il caso del Pescara, si proiettano verso allenatori più propositivi, anche se questo non è avvenuto a Frosinone, anche per la mancanza di attaccanti.
La ricetta giusta qual è? La ricetta giusta, come al solito, è il lavoro. No, dico, è meglio avere un allenatore che punta, che ha coraggio, che punta a vincere, oppure meglio fare un punto alla volta? Politica. Guarda, di piccoli passi. Enrico, in queste situazioni io non credo che ci siano delle ricette particolari. È vero che il Pescara ha fatto un risultato a Frosinone, ma io non so come voi la giudicate la partita. Io penso, siccome io la B la seguo molto, le squadre le ho viste ognuna 4-5 volte, quindi mi permetto di dire un concetto. Il Frosinone è una squadra di qualità, ma è una squadra che va a ritmi clamorosamente bassi, quindi è molto molto facile chiudersi, no, e cercare chiudere gli spazi e cercare di ripartire. Il Pescara nella chiusura degli spazi è stato molto molto in gamba, tant'è che il Frosinone non ha, diciamo, quasi mai tirato in porta. Sì. Quello che è mancato è la proposizione in fase offensiva, cioè il TikTok in mezzo al campo è un qualcosa di positivo, però è chiaro che la vecchia poca profondità, no? Non c'è, esatto, la vecchia verticalizzazione, sì. Sì. E la vecchia profondità io ritengo ancora che siano determinanti, e il Pescara, secondo me, mi permetto, deve crescere sotto questo aspetto. Se riesce a fare questo, e ne ha tutte le possibilità, perché tra l'altro ha anche una rosa molto importante sia quantitativamente che qualitativamente, ha tutte le possibilità per tirarsi fuori. L'importante è crederci. Mi hai anticipato un po' la domanda, perché volevo chiederti in cosa deve migliorare. Hai già risposto, perché la tua analisi mi sembra abbastanza realistica. Mi permetto di dire che dissento un pochino dall'amico Bocchetti, nel senso che gli fa onore l'assunzione di responsabilità, ma ritengo che nel calcio le responsabilità vanno completamente condivise da tutte le componenti della società, perché bisogna stare anche molto attenti nel dire che i giocatori non hanno, tra virgolette, cioè che la colpa è esclusivamente o quasi esclusivamente della società, perché bisogna stare attenti anche a non dare alibi ai giocatori. Io credo che il Pescara sia un gruppo, io qualche ragazzo ancora lo conosco, perché quando c'ero io, mi riferisco a Balzano, mi riferisco a Fiorillo, cioè sono giocatori di spessore umano e professionale, e penso che anche loro sanno benissimo che il Pescara è una società a cui ai calciatori non ha mai fatto mancare niente. Ritengo che anche loro, con la loro professionalità, debbano assumersi le proprie responsabilità. Allora, siamo d'accordo con te, ma non può essere interpretata come per dire vi butto anche questa scialuppa in modo che non annegate, e se annegate è solo colpa vostra. No, ma assolutamente, assolutamente. Nel calcio si vince quando tutte le componenti si assumono le responsabilità nel bene o nel male, ok? E quando c'è questo, secondo me se ne viene fuori. Io sono convinto e me lo auguro di cuore, perché voglio bene alla società e voglio bene soprattutto alla città. Chi ti manca? Molto, molto, molto. Mi manca, perché io mi sono sempre trovato bene con tutti, e faccio il tifo per il Pescara e lo seguo anche molto volentieri, anche se mi dispiace vederli in una situazione complicata, però secondo me con la volontà, con l'esperienza, perché non dimentichiamoci che è anche la squadra è una cosa anche abbastanza esperta, parlo a livello proprio di esperienza calcistica e di età, quindi io credo che ci sono le condizioni. Auguriamoci che si faccia qualche risultato, anche magari lasciando da parte il fioretto, certo, perché certo. Giocare con il fioretto ci sarà tempo più in là, adesso bisogna fare assolutamente i punti. Bene, spero di riaverti a fine anno, a fine campionato, per fare un bilancio positivo, casomai anche in studio quando ritorneremo alla normalità.
Ti mando il saluto da parte di tutti gli amici collegati, Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco e Paolo Renzetti. Ora si è unito a noi anche una vecchia bandiera del calcio pescarese, Totò Nobile. Buonasera Totò, grazie per aver accettato il nostro invito. Salutami anche Totò Nobile, che è bravissimo ragazzo. Ti sente, quindi vi può... Allora, ci sentivamo spesso per qualche ragazzo che lui mi proponeva, un grande intenditore di calcio. Sono felice che tu abbia questo giudizio di Totò Nobile. Ringraziamo Nando Ruffini. Allora Totò, sei entrato ora, e grazie a Ruffini, andiamo in pubblicità e poi riprenderemo con Totò Nobile. Grazie a Nando Ruffini, grazie. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21 e 41 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6. Allora, aggiornamenti, Andrea, dal posticipo di Torino. Sì, fine del primo tempo, Juventus avanti 2-0 sul Crotone con due gol di Ronaldo. In Serie C, vantaggio del Cesena sul Carpi, 1-0, rete di Zecca. Poi, se mi permette Enrico, oggi si è consumato ufficialmente un ribaltone che era nell'aria già da un paio di giorni, riguardo un tecnico pescarese, Eusebio Di Francesco, che non è più l'allenatore del Cagliari. Al suo posto Leonardo Semplici, l'artefice del miracolo della spalla, e poi il nuovo DS, sempre del Cagliari, e Stefano Capozzucca. Per lui un ritorno a te. Non è proprio una stagione positiva per i tecnici abruzzesi, dopo Oddo, Giampaolo, adesso Di Francesco. Vabbè, speriamo che vadano meglio nelle prossime esperienze. Allora, come abbiamo detto prima della pubblicità, abbiamo lasciato Ferdinando Ruffini, è entrato con noi in piattaforma l'indimenticabile Totò Nobile. Buonasera Totò, ben rivisto, come stai? Bene, grazie Enrico, buonasera a tutti. Ho visto che sei circondato da amici stasera. Siamo sempre circondati da amici, ah. Tu sei tra i primissimi tra di noi. Ovviamente, grazie, quando si prospetta un Pescara Lecce, il pensiero va subito a te, perché tu sei cresciuto nel Lecce, l'esordio in Serie B, poi il ritorno dopo l'esperienza con l'Inter, in totale 94 presenze con la maglia giallorossa, e poi i 5 anni di Pescara dal 91 al 96. E allora Totò, analizziamo un po' le due situazioni, perché il Lecce ha un obiettivo, il Pescara ne ha un altro. Ci siamo sentiti tempo addietro, quando le cose già non andavano per il giusto verso, ora la situazione è ancora più preoccupante. Ti chiediamo, poi sentiremo anche gli amici collegati, Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco e Paolo Renzetti, come stai valutando questo campionato del Pescara, terzo allenatore, lo sentivi prima anche da Ruffini, con l'avvento di Grassadonia dopo Breda e Oddo. Cosa sta succedendo secondo te a Pescara? Da lontano ovviamente, non hai la ricetta giusta. Oh, beh, la ricetta giusta penso che non ce l'abbia nessuno in questo momento, anche se parlare dal di fuori può sembrare semplice, però quando si è coinvolti da sentimenti forti a una città, una maglia, una società, è ovvio che nel limite del possibile seguo il Pescara, e francamente devo dire che vedo un po' di confusione, un po' tanta confusione, perché a mio modo di vedere cambiare tre allenatori dopo due mercati fatti, lasciare il certo per l'incerto, non dare continuità di un progetto, questo ovviamente porta anche ad avere dei disequilibri all'interno della squadra. Sapendo del tuo invito, ho seguito la partita di Frosinone, sì. Dove ho sentito l'amico Nando parlare anche in termini positivi di questa situazione, però francamente devo dire che il Pescara doveva approfittare di questa situazione che si vive anche a Frosinone, e secondo me andare a Frosinone con un assetto di non prenderle prima di darle, dai, e in un momento del genere il Pescara ha poco e niente da perdere, perché la media punti del Pescara in questo momento, se non sbaglio, è 0,78. Sì, 0,78 per la precisione. 0,79, quindi significa che il Pescara, per poter arrivare a una quota di 45-46 punti, dovrebbe doppiare la media punti che ha, come minimo parlo. Sì, se non quindi, arrivare alla media di due punti, che è molto molto elevata. Insomma, per capire, ci vuole coraggio, no? Ci vuole coraggio, bisogna andare in campo per vincere. Ci vuole tanto coraggio. Sì. In questo momento ci vuole tanto coraggio, non importa con che avversario giochi e dove giochi, perché se il Pescara ha rinnovato per 6-7 undicesimi la squadra, quindi avranno un progetto, e quindi questo progetto lo devono mettere in campo con i cosiddetti attributi e con la convinzione di andare a fare del male. Se io vado per prendere un puntino a Frosinone, è una mentalità che tu domenica sabato, adesso non so con precisione, giochi contro il Lecce,
Il Lecce è rinvigorito dalla vittoria col Cosenza in casa. Cioè, è una squadra che sta crescendo di partita in partita. Cioè, Però, come dici tu, non conta contro chi giochi, perché devi provarci, no? Un po' con tutti. Ma intanto dico, per me la mia filosofia di vita è stata sempre questa. Per me un pareggio è mezza sconfitta. Alla situazione attuale che tu ti trovi, sì, ti puoi accontentare del punto perché hai mosso la classifica. No, più c'è solo un attenuante per l'allenatore, perché è arrivato da 4 giorni, quindi sconvolgere il tutto in pochi giorni non era facile. Questa è la prima settimana dove potrebbe, uso il condizionale, vedersi la sua mano a livello di atteggiamento, no? Perché con il Lecce, se vediamo una squadra rinunciataria, non è cambiato nulla. Se si prova a giocare per vincere, a prescindere se ci riesci o meno, forse è cambiato qualcosa. Probabilmente sì, però per questo ti sto dicendo, ma a maggior ragione avalli la mia tesi in questo modo, certo. Perché è la prima partita che faccio, me la gioco, se vinco è merito dei ragazzi, se perdo ho provato e vedrò cosa posso fare la prossima partita. Se devo andare a rosicchiare il punto per poi sperare di vincere contro il Lecce, contro il Pordenone, non diventa più una certezza, diventa una speranza costante. Allora, dimmi, volevi aggiungere qualcosa, Totò? Sì, e poi volevo semplicemente fare un piccolo appunto. Se si parla in maniera di speranza, ma siamo sicuri che questi ragazzi che sono stati acquistati dal Pescara, acquistati in prestito credo, perché non mi risulta che il Pescara abbia comprato dei giocatori, siamo sicuri che questi ragazzi sono pronti e sono validi a darsi al 100% per quella maglia? Ma chi può dire? Attenzione, non sono arrivati tutti in prestito, molti sono stati acquistati anche a titolo definitivo, però tu mi insegni che il professionista, a prescindere dalla sua posizione contrattuale, in campo dovrebbe dare tutto, poi dipende se sei un professionista, no? Così era. Lo so, per voi che fate parte di un'altra generazione, sicuramente vi meravigliate di atteggiamenti sbagliati. A tal proposito, ecco, mi apri un po' la strada, poi sentiamo anche gli altri amici. A Pescara è un po' scoppiato il caso Macini, questo giocatore che è tornato con un atteggiamento che non è piaciuto, è stato richiamato nello spogliatoio, è stato richiamato anche dall'allenatore perché sembra non aver gradito il fatto di andare in panchina. Sentiamo un attimo cosa ha detto Grassadoni e poi torniamo con voi. Il discorso di Macini è un discorso in generale. Insomma, io voglio, tra virgolette, soldati, voglio gente che sposa la causa, che crede in questo percorso e che sputi l'anima, seguendo quelle che sono le direttive mie e dello staff. Non mi piace soffermarmi solo su un calciatore, lei mi ha fatto il nome di Macini, ma questo è un discorso che vale in generale. Chi non rispetta queste regole, chi è fuori dal coro, è fuori da ogni tipo di discorso. Ecco, questa precisazione di Grassadonia cosa lascia intendere? Sentiamo prima Totò e poi gli altri amici. Totò. Totò Nobile o Totò di... Totò Nobile, no, hai ragione. Nobile. Siamo dal Totò Nobile. Vai Totò, vai. No, guarda. Grazie Totò. Henry, molto francamente. Come sempre, la tua sincerità è ormai conosciuta, quindi... È quello che ci piace, vai! Guarda, io parto da un presupposto molto semplice. In questo momento un allenatore, come tu mi insegni, viene da pochi giorni. Sì. Anche se l'atteggiamento di un giocatore non ti piace, perché non è stato il solo a parlare, è stato pure Bocchetti a parlare in questa maniera, anzi ancora peggio. Sì. Se ancora non l'ha capito, glielo faremo capire, cioè, quindi è un avvertimento minaccia. Allora io dico, se Machine neanche due anni fa, se non sbaglio, Machine era andato via da Pescara l'anno scorso, tra le polemiche, perché stava andando via e quant'altro. Adesso il ritorno a Pescara.
Non penso che il carattere di questo ragazzo non si conoscesse, non penso proprio. Tu dici, se prendi Macin sai a cosa vai incontro. Ma scusami, cioè, voglio dire, a casa mia 2 più 2 fa 4, cioè, i conti tornano sempre, se la matematica non è un'opinione. Allora io dico, se il carattere di questo ragazzo tu lo conosci, allora o te lo prendi con i suoi pregi e con i suoi difetti, o altrimenti cioè, non lo dai in pasto in questo momento a una stampa, a una tifoseria, a un ambiente che praticamente... Cioè, fino a domenica il Pescara era ultimo in classifica, parliamoci chiaro, ha fatto un punto e è passato penultimo, ma non ha cambiato la situazione, sempre lì. Certo, certo. Allora, in questo momento o si fa quadrato a 360 gradi o non si può fare solo quadrato dove gli si conviene. Diciamo che è una settimana dove si metterà alla prova anche Macin, se si rimette in riga, ok, altrimenti si fa meno anche di Macin. Sentiamo anche gli altri amici. Totò, Francesco e Paolo. Totò 2, che poi è Totò 1. Sono io. No, io sono pienamente d'accordo con l'altro Totò, quello vero. Perché in effetti, cioè, questa storia di Macin, che chiaramente l'allenatore l'ha visto per 2 allenamenti, cioè, non mi sembra il momento di fare una scelta di questo tipo, considerando appunto il giocatore che conosciamo, ne conosciamo i difetti ma anche tantissimi pregi che fino a questo momento non sono stati individuati, nel senso sono stati sfruttati da... Cioè, che senso ha, cioè, tagliare questa storia dei soldati, chi ci sta e chi non ci sta? Io in questo momento ho bisogno soprattutto di farci capire che tipo di squadra vuoi mettere su, facendo quadrato con tutti, però, voglio dire. Quindi il problema è di scelte in questo momento. A me non sembra, perché uno è stato, non gli è piaciuto andare in panchina, diventa il cattivo della situazione e adesso te ne vai. Non ha senso, secondo me, non ha senso. Il problema vero è che l'allenatore deve dare a questa squadra una convinzione, una capacità di andare in campo e lottare veramente per cercare di vincere, perché è l'unica strada, non ce ne sono altre, altrimenti di che stiamo a parlare? Questo è giusto, Totò, però ovviamente mi insegni che se un giocatore non rispetta delle regole, ha degli atteggiamenti diversi dagli altri, forse anche per rispetto ai compagni, deve adeguarsi, altrimenti diventa... già è una polveriera quello spogliatoio. Se non si mettono nemmeno delle regole, finisce tutto in aria, no? Sì, ma poi è normale, come dici tu, che il primo pensiero è quello di dare il gioco alla squadra, di dare un'identità, questo sicuramente, però con chi ti dà la possibilità di farlo, no? Sì, ma il ragionamento sia mio che di Totò 2, Totò 1, voglio dire, era questo. Vale la pena buttare via un giocatore per una cosa del genere? Fatemi capire, questo non capisco. Tutto no, qua, a me... Totò 1 ha detto una cosa molto più importante. Molto. Sì, tu sai, pregi e difetti di un giocatore. I difetti sono superiori ai pregi, non lo riprendi. Perché vabbè, si sapeva, una partita te la gioca bene, ormai ti gioca bene pure la seconda. Però, e top. Non ha detto questo. Non possiamo tornare indietro, ormai è fuori da qui. Toto Nobile questo ha detto. No, sono d'accordo con Toto Nobile. Questo ha detto. Puoi precisare Toto Nobile? Adesso non l'ha detto questo, fatelo dire a lui. Ah, ma fallo dire a lui, dai, lascia perdere. Allora, il concetto principale non era tanto sul discorso che di Macin, che si conoscono i pregi e i difetti. In effetti io ho detto questo, ho detto che di Macin si conosceva vita, morte e miracoli, pregi e difetti. Quindi si sa che è un ragazzo che potrebbe soffrire l'andare in panchina. Allora io parto da un altro presupposto, conoscendo il difetto che può avere il ragazzo, dopo una partita che per me è stata una mezza delusione per quello che ho seguito, perché Pescara per un incidente, uno scivolone di un difensore si è trovato l'occasione da gol con... come si chiama? Odegaard.
che è un giovanissimo che in questo momento gli si sta dando tutte le responsabilità dell'attacco insieme a Galan. Ok, la cosa principale che io ho detto, dopo una partita del genere, indipendentemente dall'atteggiamento di Machin o meno, si fa quadrato, si ritorna negli spogliatoi, si chiude in camera caritatis come si faceva sempre un tempo e si parla in faccia su quello che sta succedendo, in maniera che un calciatore non viene attaccato prima sulla stampa, sulla televisione, sulle conferenze stampa e poi gli si viene detto come si deve comportare. Lo si dice all'interno di uno spogliatoio, si fa quadrato a 360 gradi. Tutti i calciatori si sentono protetti da un discorso di chiarezza, e si va avanti, perché è troppo semplice. Benissimo, siamo tutti d'accordo con te, però non è nemmeno normale che giocatori che più spesso vengono richiamati possano concedersi degli atteggiamenti non normali, perché Machin non è al primo episodio. C'è stato qualcos'altro in passato e allora bisogna gestirlo anche con maniere, non dico forti perché è stato multato, forti in questo senso. Bisogna educarlo a tenere probabilmente un atteggiamento consono, sempre per rispetto dei compagni, altrimenti Enrico, ognuno fa come vuole. Enrico, Totò, io non credo che se nel tuo spogliatoio c'era qualcuno che alzava la voce, lo potevi richiamare una volta, lo potevi richiamare due volte, alla fine gli dicevi, amico mio, fermati, perché, giusto? Senti Enrico, ti racconto un episodio sulla mia pelle, va bene? Ecco. Ti racconto un episodio sulla mia pelle. Pescara, Brescia-Pescara Coppa Italia. Io ero appena arrivato dall'Inter, non ero arrivato dal Canicattini. Arrivato dall'Inter, dal Cesena in Serie A, 2 anni con Lippi, va bene? Fino alla domenica mattina Totò Nobile è stato provato in tutti gli schemi, sì, offensivi, difensivi, palle da fermo, io provavo le palle da fermo e quant'altro. Arrivo negli spogliatoi, mi ritrovo in panchina, ok? Ci siamo. E stiamo parlando di un maestro, non di uno che viene dalle prime armi. Vabbè, però viene questo, scusami, Totò, ci può stare, no? Questo ci può ascoltami, anche stare. Ascoltami, questo per farmi, questo è un mea culpa, mica sto dicendo qualcos'altro. Io, quando il compianto Rapino mi diede la maglia numero 14, io mi fece la doccia e me ne andai in tribuna, non andai in panchina, ok? La sera stessa a cena ci fu un dibattito tra noi giocatori, la società e Giovanni Galeone. Ok? La sera stessa io mi scusai con i compagni dei miei gesti, e Galeone accettò le mie scuse, la società mi multò e tutto è rimasto all'interno dello spogliatoio. Qualche tuno vicinissimo alla squadra venne a sapere le cose. Non so se ho capito, mi sto spiegando. Ho capito il senso di quello che dici. Intanto, no, ma sono situazioni però un po' diverse. Io mi devo salvare. Sono situazioni un po' diverse. Sai perché sono un po' diverse? Intanto perché non c'erano precedenti, era la prima volta che accadeva. Secondo, hai chiesto scusa. Terzo, hai trovato un ambiente, uno spogliatoio probabilmente pulito. E quindi grazie all'allenatore, adesso non confondiamo mai l'oro con lo stagno, però parliamo di allenatori diversi, ti ha dato la possibilità di un riscatto. Però se quell'episodio si fosse ripetuto, probabilmente Totò Nobile avrebbe subito una reazione diversa da parte della società e anche da parte dello stesso allenatore. Sei stato intelligente tu a capire, è stato intelligente l'allenatore a comprendere ed è finito lì. Se la storia si fosse ripetuta, probabilmente non sarebbe andata a finire così. Vorrei sentire Francesco e Paolo, perché poi con Totò parlerei ore e ore, sai quanti aneddoti avrebbe da raccontarci. Francesco e Paolo, collegandovi a questo discorso, cosa volete aggiungere?
Adesso senza colpevolizzare più di tanto Mancini, perché è giusto che venga recuperato per la partita con il Lecce. E poi... se facciamo l'elenco dei giocatori, sin qui mi verrebbe da dire, anzi no, non lo dico, non mi verrebbe, anche se un po' pesante, o inutili o dannosi, c'è una lista che non finisce mai, tra chi abbiamo visto poco, chi abbiamo visto di più e tutto il resto. Una delle cose più giuste che ho sentito dire è che se si cambiano tre allenatori, la colpa evidentemente è di chi dirige tutta l'organizzazione della società, ossia quindi della società, in questo caso non solo del presidente. E non può essere che sono sempre e solo gli allenatori non adatti ad allenare, perché magari qualche buon risultato Breda l'ha ottenuto, perché Otto qualche buon risultato nella sua carriera l'ha ottenuto, e anche lo stesso Grassadonio, dove si è ricamato, no, Provercelli. La Provercelli, se un altro dei presidenti strani del calcio italiano non l'avesse tolta a metà strada per poi richiamarlo, quell'anno avrebbe fatto il miracolo della Provercelli, così come ha fatto dei miracoli Breda altrove. A Pescara non sono riusciti, perché questa è una cozzaglia di giocatori messi insieme che non stanno bene insieme, né in campo, che è la cosa più importante, ma mi insegna Totò Nobile, anche fuori. E aggiungo poi che in avanti non abbiamo nemmeno un attaccante, che oggi non c'è, anche perché tutti quelli arrivati a gennaio, Mancini, Rigoni, sabato Tessena, giocheranno Giannetti e Seter, sabato li vediamo all'opera. Giannetti, ho capito, fino adesso non li abbiamo visti. Poi attenzione, vediamo Giannetti, l'ho detto all'inizio, all'opera adesso, che adesso è pure un pochettino di tempo che non gioca, non possiamo pretendere che questo di colpo faccia il fenomeno. Siamo nel calderone del discorso, e io ne parlavo prima della trasmissione con Andrea Costantini. Può essere che quelli che arrivano qui a Pescara, che magari hanno giocato poco, dimostrano di non essere pronti. La Ribi a Verona quest'anno non ha mai giocato, va a Reggio, questo è un altro segna discorso, gol, però Francesco, perdonami, te la faccio io la domanda, no, spiegatemi purtroppo perché. No, Francesco, purtroppo no, perché abbiamo dei tempi per altri collegamenti, è un altro discorso che affrontiamo casomai più tardi. Vorrei sentire Paolo Renzetti, 30 secondi, perché poi dobbiamo lasciare Totò Nobile, perché è entrato subito in collegamento da Vimercate un altro personaggio del calcio pescarese, che vado subito a salutare, il portiere, l'ex portiere di Pescara e Lecce, Giuseppe Gatta. Buonasera Peppe, ben rivisto. Enrico. Buonasera, qualche minuto e arriviamo da te. Qualche minuto di pazienza e arriviamo da te. Grazie a Gatta. Allora, Paolo Renzetti e poi chiudiamo con Totò Nobile. Paolo, 30 secondi per esprimere il tuo pensiero. Sì, ma molto velocemente, quello che è accaduto con Mancini, senza ovviamente adesso ingigantire la questione, e la logica conseguenza di un ambiente non sereno, ed è normale che non c'è un ambiente sereno, tranquillo, con la squadra penultima in classifica. Ma perché a Pescara da qualche anno, l'ho detto anche l'altra volta in una tua trasmissione, Enrico, lo devo ripetere, da qualche anno c'è un clima non positivo attorno alla squadra, un clima in generale non positivo, che sicuramente non agevola neanche il compito dei giocatori in campo, perché io credo che anche così si possa spiegare il fatto che tutti dicono che questa squadra è composta da giocatori di un certo livello, un organico, lo diceva prima anche Ferdinando Ruffini, un organico quantitativamente e qualitativamente buono, però poi la squadra è penultima in classifica. E come mai c'è un organico quantitativamente e qualitativamente non credi buono, però che possa esserci proprio all'interno dello spogliatoio questa negatività? Ma io non parlo, certo, nello spogliatoio qualche problema c'è stato, non lo scopriamo oggi, non lo dobbiamo dire oggi, ci fu anche l'anno scorso mi sembra con Zauri, quindi voglio dire non sarebbe una novità, ma è proprio l'ambiente in generale che da qualche anno non è più quell'ambiente che aveva contraddistinto Pescara in maniera positiva, e diciamo che da questo punto di vista anche la squadra ne paga le conseguenze, perché
se a Pescara vengono dei giocatori che fino a qualche settimana prima in altre squadre facevano bene, vengono a Pescara e certo, fanno meno bene, certo, evidentemente qualche problema ci deve pure essere. Non si può spiegare solo con il fatto che questa squadra in generale è una squadra che ha problemi, perché è stata costruita probabilmente non bene, e con tanti giocatori in organico poi il compito diventa più difficile. Però è l'ambiente in generale in questo va momento. Va bene Paolo, abbiamo capito il senso del tuo discorso. Allora Totò, sabato Pescara Lecce inizio ore 14, che tipo di partita ti aspetti? Un Pescara con più coraggio e il Lecce che con uomini esperti, con un allenatore esperto, legge la partita per poi provarla a vincere? No, non credo che il Pescara troverà un Lecce riflessivo. Lecce in questo momento, come vi ho detto, è una squadra che si sta ritrovando, ha avuto dei problemi qualche settimana fa, e l'allenatore è messo in discussione, alcuni senatori tipo Tachitis, Mancoso, messi in discussione, quindi qualche settimana fa potevo dire se il Pescara ha il coraggio è una partita che può vincere. In questo momento dico è una brutta partita, perché è un Lecce che ha trovato coraggio, ha trovato sincronia di gioco e ha delle ripartenze veramente micidiali. Questi ragazzini che Corbino è andato a beccare sono dei ragazzini veramente, veramente interessanti. È una brutta partita per il Pescara. Io spero che il Pescara possa mettere in campo veramente i valori che possono, i valori, non come sento dire, soldati, combattenti, i valori espressivi del calcio giocato, li metta a frutto per poter cercare di andare ad offendere il Lecce nella giusta maniera. Il Lecce non è una squadra in questo momento facile da affrontare. Totò, un abbraccio forte sempre da Pescara, dai tuoi amici pescaresi, e speriamo di rivederci presto come sempre. So che il tuo cuore batte forte per il Pescara, ci tiene ovviamente anche a Lecce, però adesso i punti forse servono più a noi, che dici? Poi la prossima volta forse serviranno a Lecce. Se hai notato Enrico, io quando sento parlare di Pescara subito mi surriscaldo, perché io voglio vedere il Pescara nelle vette della classifica, certo, non certo, capovolgere la classifica per poterla vedere in vetta, insomma. Grazie ancora Totò. Tu lo sai che sono molto legato alla città, ai pescaresi e a quella squadra che rimarrà sempre nel mio cuore. Un saluto da parte di tutti noi, grazie Totò per aver avuto il cuore qui a TV6. Grazie a Totò. Andrea, prima di andare in pubblicità, l'aggiornamento per Juventus Crotone? Sempre 2-0, siamo al 19° del secondo tempo, in Serie C, girone B, raddoppio del Cesena sul Carpi, 2-0, a te. Pubblicità e poi torneremo in studio per collegarci con l'indimenticabile portiere del Pescara, Giuseppe Gatta, a tra poco. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. We'll be right back.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne per gotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 22:14 minuti, rientriamo in diretta per questo nuovo numero di Replay. Andrea, ci sono novità da Torino per Juventus Crotone? Sì, c'è il terzo gol della Juventus con McKennie, Juventus 3 Crotone 0, 3-0 anche del Cesena sul Carpi nel girone B di Serie C. A te. Allora, come abbiamo detto prima della pubblicità, ci colleghiamo in Brianza a Vimercate, c'è l'ex portiere del Pescara, Giuseppe Gatta. Peppe, intanto grazie per aver accettato il nostro invito e come stai? Grazie a voi, bene, dai, tutto. Mi sarebbe piaciuto intervenire magari in un momento un po' migliore di quello che sto attraversando adesso il Pescara. Sono tanti anni, sono tanti anni che non ci sentiamo, anzi questa è una delle poche tue apparizioni, ovviamente tutti ricordano Gatta, autore di quella promozione in Serie A con Galeone nell'86-87, l'esordio in Serie A, poi gli anni vissuti a Lecce, per questo motivo ti abbiamo interpellato, 6 anni con il Lecce. Ma prima di sentire te vorrei sentire Totò De Leonardis, che ricordo ha di... Grande Antonio. Conosci tutti. Ciao, Antonio. Che ricordo hai, Totò, di Gattone, come lo chiamavamo noi qui a Pescara? È bellissimo, bellissimo come è stata quella stagione irripetibile. Credo che Peppe sia stato l'impresa di quell'anno, una delle favole più belle sia stata proprio quella di Peppe Gatta, che insomma faceva fatica a ritagliarsi un ruolo
da protagonista in primavera, è diventato un fenomeno di questa squadra, perché fu bravissimo, fu una grande sorpresa di questo Pescara, pieno di sorprese. Tra l'altro in uno spogliatoio bellissimo, un allenatore che era ad un altro livello, e per quello, quando guardare lui, tra l'altro lo vedo ancora con la faccia del diciottenne, insomma, no, faccio fatica a riconoscerlo, però è stato eccezionale, come fu eccezionale tutta quella squadra. Per me resterà sempre, insomma, la squadra dei sogni, per me resta sempre quella, purtroppo, sì. Al di là di tutto. Allora, sentiamolo Peppe, a distanza di anni, ovviamente, quando si parla di Pescara ti si apre il mondo, perché Pescara è stato il tuo trampolino di lancio e poi sei andato a Lecce. Cosa sai, non so se segui ancora il Pescara, in questi momenti difficili, stai seguendo Peppe? Sì, sì, assolutamente seguo, soltanto prima sentivo vari giudizi, e comunque è sempre difficile da fuori, perché bisognerebbe vivere dentro lo spogliatoio i vari problemi che sicuramente ci sono. Dai, dare dei giudizi dall'esterno, per la mia esperienza, rimane sempre abbastanza difficile, e quindi bisognerebbe vivere proprio la problematica dentro lo spogliatoio, perché comunque è evidente che Pescara fa fatica, però speriamo meglio, dai. Speriamo... Ecco, io non so se tu hai vissuto... Credo di sì, qualche stagione difficile, no? Certo, mi sembra, con certo. Il Lecce. Come se ne esce in questi momenti? Perché molti pensano che sia lo spogliatoio, altri pensano che sia un modulo di gioco. Come se ne esce? Ognuno dice la sua, giustamente. Come se ne esce? Sicuramente facendo gruppo. Cioè, io, tipo, quando in queste situazioni... ai tempi si andava in ritiro, si faceva gruppo, si stava assieme il più possibile, e l'unica, e poi la domenica bisogna dare tutto. E ecco, quali sono state le stagioni, alibi soprattutto, sì, quali sono state le stagioni più difficili della tua carriera? Beh, sicuramente a Lecce, un'annata, l'annata che siamo retrocessi dalla B, l'ultimo anno che sono stato a Lecce, dalla B alla C. Però l'unica differenza è che la rosa del Pescara di quest'anno mi sembra ben diversa da quella. Noi eravamo tutti giocatori giovani, poi magari in una certa età, quindi quasi alla fine della carriera, e quindi faceva fatica la domenica a vincere le partite. Sai, Peppe, qual è la cosa che dà un po' fastidio a tutti? Che c'è questo giudizio unanime fuori da Pescara di una squadra costruita con buoni elementi. Poi, quando si scende in campo, tutto questo svanisce. Certo. Secondo te da cosa può dipendere? Sempre dall'esterno, non è che, come dici tu, si vivono i problemi all'interno. Certo, dall'esterno, da fuori è sempre difficile dare dei giudizi, probabilmente, però anche il fatto che ci sono stati tre allenatori, Oddo, poi adesso Grassadonia, cioè, ti fa capire che probabilmente, diciamo che i giocatori sono loro che vanno la domenica in campo, logico, l'allenatore può influire tantissimo. Magari alcuni giocatori sicuramente non stanno rendendo quello che possono rendere. Fai che magari per a livello fisico, adesso non so se ci sono stati infortunati. Sì, sì, tanti anche. Sì. Tanti anche. Poi magari ho visto che McKean sta giocando poco, giusto? Sì, sì, sì. E io l'unico forse che ho seguito un po' a Monza, andando a vedere il Monza, visto che comunque è un giocatore che caratterialmente fa molto fatica. Ha delle doti, ma a livello caratteriale l'ho visto proprio in difficoltà già a Monza, quando entrava, che Brocchi lo metteva in campo. Senti, quindi... prima di lasciarti agli amici, tu che ti intendi di portieri, Fiorillo, che valutazione Fiorillo ha sempre fatto bene, logico. Capisci che quando ci sono queste situazioni
anche lui viene coinvolto e magari alcune volte in maniera negativa, però sicuramente un portiere che fa la differenza in Serie B, logico, la situazione diventa difficile anche per lui gestirla. Allora, Totò, Francesco e Paolo, se volete qualche curiosità, qualche riflessione con Peppe Gatta, chi vuole iniziare? Ah, inizio subito. In Italia si è sempre parlato di la scuola dei portieri, certo. Più bravi, una dedizione particolare. Per quello che tu adesso segui è un po' il lavoro che si fa sui portieri, come era prima oppure oggi è migliore, ossia ci sono più prospetti interessanti? No, beh, adesso il portiere è cambiato tantissimo. Da quando giocavo io il ruolo del portiere è completamente diverso. Guarda anche il fatto che adesso ormai quasi tutte le squadre partono e giocano dal basso, quindi il portiere deve essere dotato, deve essere bravo anche con i piedi, e quindi il ruolo è diverso, allenamenti sono cambiati, quindi ed è tutto molto più complicato. Però vedo che comunque io ho allenato, alleno i ragazzini e già da piccoli iniziano a giocare con i piedi, a abituarsi, a calciare, mentre ai tempi quando giocavo io non c'era, bisognava parare, punto, cioè non c'era la costruzione dal basso che vogliono adesso tutti gli allenatori per il cambiamento del calcio di adesso, insomma. Totò, poi Paolo. Paolo forse ti ricorda più da tifoso che non da giornalista. Sentiamo prima Totò De Leonardis. No, ma è incuriosita proprio questa cosa della costruzione dal basso. Voglio sapere che cosa ne pensi tu. A me sembra un'esagerazione, voglio dire, perché c'ha i suoi rischi, quello è evidente. No, tanti rischi. Tanti. No, ma qual è il vantaggio? Spesso si dice questo. Voglio dire, a me sembra una cosa bobo. No, lo so, dice, perché ti vengono a pressare, allora noi. Ma se loro non ti vengono a pressare, che fai? Poi spesso valeva più un rilancio lungo del portiere, certo, per fare un'azione piuttosto che fare 10 passaggi dentro la propria metà campo partendo dal portiere. È una mia riflessione. Sì, sì, no, ma è vero, adesso si fa tanto possesso palla, tante volte questo possesso palla rimane, è anche abbastanza sterile, perché comunque non, certo, è pericoloso, e si verticalizza molto meno. Solo che adesso partendo dal basso è logico, magari le squadre ti vengono un po' a pressare, tu se salti il primo uomo che ti viene a pressare magari cerchi la profondità, però ci vuole qualità, quello è fondamentale. Esatto. Se i difensori non hanno qualità col portiere si mettono in difficoltà l'uno con l'altro e diventa casino, quello è vero. È vero. Paolo Rizzetti, ricordi Gatta di quei tempi? Sì, lo ricordo, io andavo in curva e seguivo ovviamente il Pescara quella stagione, ero quasi maggiorenne, mancavano pochi mesi ai 18 anni, resta una stagione memorabile con quella promozione incredibile, quella partenza in estate davvero con tanti punti interrogativi, poi quel campionato incredibile. Io volevo chiedere a Giuseppe Gatta, non tanto dal punto di vista tecnico, ma come è cambiato da quegli anni ad oggi il calcio, un po' dal punto di vista, ripeto, non tecnico, ma generale, di ambiente, di umore, insomma, e cosa a Giuseppe Gatta non piace in particolare del calcio di oggi? Che... Beh, del calcio di oggi che non mi piace. Tutto. No, è diverso. Vabbè, adesso diciamo che vedi sempre i giocatori che magari una volta giocavano con la stessa maglia per anni, adesso non c'è più l'uomo bandiera, l'uomo il giocatore simbolo di una squadra. Quello è vero. Ormai girano continuamente squadra e non c'è quindi questo legame forte verso la propria squadra. È vero, quello non lo vedo più, ormai basta vedere anche in Serie A, non c'è più il Totti. Senso di appartenenza, no? Sì, l'ultimo era Totti, ormai sono tanti stranieri e
meno male magari negli ultimi anni anche qualche giovane in più si sta rischiando, e quello magari almeno questo cambiamento ha portato a far giocare qualche giovane in più, quello sì. Ecco Pepe, c'è anche Andrea Costantini che vuole chiederti qualche curiosità, poi tra poco ti lasciamo. Andrea, vai. Sì, buonasera. Io, insomma, visto che è in collegamento dalla zona Brianzola, che cosa si dice del Monza? Ricordiamo che il Pescara, tra le altre cose, verrà in trasferta, chiaramente più in là nel campionato, ma ci sono state polemiche anche sull'ultima vittoria del Monza a Verona contro il Chievo, è tornato al gol Balotelli. Sì, sì, ho visto. Beh, a Monza le aspettative sono alte, cioè, ormai neanche loro, neanche il Monza si nasconde, sa che, cioè, che vuole vincere il campionato assolutamente, visto anche quello che ha investito e comunque ha fatto una rosa importante, cioè, a parte gli 11 che vanno in campo, gli altri 22, cioè, quindi tutta la squadra, sono tutti titolari, e quindi... Per dire, si può permettere di far giocare Balotelli e magari anche tenerlo in panchina. È assolutamente, vabbè, assolutamente parte tra le favorite il Monza, sicuramente. Senti Pepe, con chi sei rimasto in contatto di quella squadra vincente di Pescara? Di Pescara? Sì. No, ma in contatto quasi con tutti. Abbiamo, la cosa bella è che abbiamo organizzato un gruppo su WhatsApp, sì, di tutta quella squadra lì che ha vinto il campionato, e quindi ogni tanto... Cosa vi scrivete? Cosa vi dite a distanza di anni? Ci messaggiamo con tutti. In questo momento facciamo sempre gli elogi a Giampiero, a Gasperini. Ah, è vero. Gli mandiamo ogni fine partita, gli scriviamo Franco, Marchigiani, Leo, Giulio, tutti... E ci complimentiamo sempre con lui che fa giocare la squadra in una maniera spettacolare. Quindi questa settimana tiferemo tutti Atalanta per la sfida con il Real Madrid. E allora quale immagine ti resta di quel percorso pescarese? Perché tu hai fatto la B, hai fatto l'esordio anche in Serie A a Milano, quella famosa partita. Qual è la fotografia che ti resta di quell'esperienza pescarese? Beh, assolutamente, la partita col Parma, quella, la festa di quella promozione in Serie A, l'arrivo allo stadio, con lo stadio completamente pieno, e tutta la fase di riscaldamento, l'uscita in campo, cioè l'entusiasmo che c'era e che speriamo che torni il prima possibile di nuovo a Pescara. E poi anche a Lecce in sei anni hai avuto tantissime soddisfazioni, anche lì ti ricordo con grande affetto. Sì, assolutamente. E tra l'altro ti dico anche che oggi pomeriggio ho fatto un'intervista con un giornalista di Lecce che mi ha chiamato. Ah, hai visto oggi, quindi grazie. Oggi è dedicato alla partita Pescara Lecce, in tutte e due. Sì, a Lecce anche lì a loro... Adesso hanno la vittoria di domenica, sicuramente hanno una... Cioè non è facile sicuramente per il Pescara giocarsela con il Lecce, perché anche loro hanno una rosa importante. Tra l'altro, per dire, domenica ha tenuto anche in panchina Mancuso, e comunque c'ha la rosa, Corvino ha fatto una squadra forte. Hanno perso qualche punto perché magari hanno avuto un po' di difficoltà, però secondo me la lunga vengono fuori anche loro. Insomma, a te piacerebbe vedere il Pescara salvo in Serie B e Lecce promosso in A, così... Bravo, mi hai detto nel pensiero, assolutamente. Senti, invece Peppe, cosa fai ora? Perché tu sei stato allenatore dei portieri del Pergo Crema, della Folgore Caratese, dell'Ecco, del Serenio, ora stai un po' fermo ad aspettare. Sì, in questo momento, visto anche purtroppo il Covid, tutto quello che c'è stato, sì, mi sono preso un attimo di confermo, e tanto comunque vediamo, adesso magari ripartiremo più avanti, e quindi adesso seguo un po' le partite. E quando tornerai a Pescara? Perché adesso è diverso tempo che manchi da questa terra. Sì, quasi un anno già passato, sì. Che non vengo giù, e speriamo quest'estate, dai. Senti, Pescara Lecce, che partita sarà secondo te? Dai, la partita, io l'unica cosa, il Pescara sicuramente deve provarsela a giocare, non può, cioè deve giocarsela a viso aperto, tanto comunque il Lecce verrà lì per fare il risultato pieno, e quindi il Pescara senza aver
senza aver paura, giocarsela. Io penso che comunque, spero che faccia una bella prestazione, che comunque ci avrà un avversario difficile. Peppe, grazie per essere stato con noi, veramente ci ha fatto piacere rivederti, perché i personaggi del passato non si dimenticano mai, quindi noi da questa sede ti mandiamo un virtuale abbraccio forte, con la speranza di rivederti presto in questa città. Certo. Grazie mille Enrico, saluto tutti, ciao Antonio. Ciao, grazie. ciao Peppe Gatta, Peppe. Grazie. Allora, un flash di Totò, di Francesco e di Paolo sulla partita di sabato. Cosa vi aspettate? Proprio in pochissimi secondi. Totò. Ma io sono sulla linea di Peppe Gatta, cioè Pescara deve provare a giocarsela in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto. Certo, saranno grandi rischi, però è una squadra che deve puntare anche sulla qualità, sulle ripartenze, deve essere una squadra più aggressiva. Quando parlavo di Machine, non a caso, cioè buttare via un giocatore che ha qualità in questo momento a Pescara non serve proprio. Vedere un po', lì conta molto lo spogliatoio, la mano dell'allenatore e tutto il resto. Per cui in questo momento Pescara deve tirar fuori il meglio e soprattutto avere questo coraggio di osare, perché questo è l'unico segreto, secondo me. Francesco? È il peggior cliente che potesse capitare, ha detto bene tutto Nobile, adesso è in un momento più che positivo. Io comunque dico che mi auguro intanto di vedere finalmente il miglior Machine. Questo potrebbe essere un indirizzo verso magari una vittoria preziosissima, potremmo dire anche clamorosa. E comunque dico che il Pescara deve provare sì a giocarsela, ossia cercare di vincere, però se poi non dovesse riuscire a farcela, un punto è sempre meglio di niente, anche se con un punto a partita non c'è salvezza, però magari la vittoria potrebbe arrivare il turno successivo. Paolo? È una partita in cui il Pescara a questo punto, lo dicevamo anche prima, non ha molto da perdere, perché lo diceva anche Totò Nobile, i pareggi sono delle mezze sconfitte, bisogna provare a vincere. Io mi auguro di vedere un Pescara più offensivo, possibilmente in attacco con due attaccanti, con due veri attaccanti. Potrebbe esserci anche Giannetti, dovrebbe tornare Seder, insomma allo stadio Adriatico quest'anno abbiamo quasi sempre purtroppo visto sconfitte. Però prima parlavamo di Peppe Gatta, Davi Mercate, a proposito di Monza, il Pescara con il Monza vinse una partita all'Adriatico incredibile. Io mi auguro di rivedere il Pescara che giocò col Monza. Allora Andrea, vorrei sentire anche una tua previsione, non l'abbiamo mai fatta, dai sfatiamo questa cosa Andrea, mi sposto per inquadrarti, sì, che sulla pensi partita, per sabato? Intanto quando diciamo speriamo di vedere un Pescara a due punte, questo cosa vuol dire? Che Galano non è considerato una punta, c'era anche lui a Frosinone con Odgaard e poi bisognerà fare delle scelte, se dovessero giocare Setere e Odgaard si siederà Galano, quindi sarà interessante capire anche quelle che saranno le gerarchie di Grassadonia una volta fatta la prima vera piena settimana di lavoro, e poi bisognerà capire anche che cosa vuol dire interpretare le partite con coraggio, perché è facile a dirsi, poi però quando affronti una squadra tecnicamente molto forte devi saper essere organizzato, devi saper correre e devi avere anche una interpretazione, come si dice, un po' più proattiva del match. Quindi insomma staremo a vedere, però francamente è molto difficile vincere sabato contro il Lecce. L'auspicio è che Pescara ci riesca, ma in teoria è molto molto difficile. Lecce è squadra attrezzatissima, Enrico permettimi di dire, oggi subito ripresa dei lavori per la squadra salentina, hanno lavorato a parte Dermacu, Calderoni, Taxidis e Litskowski, difficilmente recupereranno, forse qualcuno può recuperarlo, Corini, ma è davvero difficile. Chiudo dicendo occhio a Hjulmand nel Lecce, un talento prodigioso danese, giocatore eclettico, tecnico, da tenere assolutamente d'occhio nel preparare
la prossima partita. Grazie Andrea, allora ringrazio te, ringrazio Maurizio Da Qui in regia, saluto e ringrazio Totò Leonardis, Francesco Di Francesco, Paolo Renzetti, mando un saluto, credo di esprimere il pensiero un po' di tutti quanti voi, anche a Riccardo Clinco, che speriamo di riavere al più presto nel nostro palcoscenico. Ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.